Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Preoccupazione e panico in via Venuti a Vittoria nel quartiere Forcone per l'incendio di un edificio. Arrestata una donna di 59 anni, ritenuta responsabile del grave episodio. Dissapori familiari sarebbero alla base del grave gesto. La donna infatti era armata di liquido infiammabile e accendino e poi ha appiccato il fuoco. Le fiamme hanno distrutto l'ultimo piano dell'abitazione. Sul posto si sono recati immediatamente vigili del fuoco e uomini del locale commissariato. Incappucciati e rapinatori sarebbero stati in quattro, stavolta a Vittoria, i malviventi che hanno preso di mira una coppia di anziani in via Marzabotto. Hanno trafugato solo oggetti di valore. Indaga in queste ore la polizia. Ancora dunque incubo rapinatori notturni a Vittoria che si susseguono ormai con cadenza quasi settimanale. Immobilizzati due anziani, lui 88 anni, le 84, dopo essersi liberati e lanciato l'allarme, hanno poi dovuto farsi medicare al pronto soccorso. A Prodi in provincia di Ragusa il gruppo che fa riferimento al sindaco di Firenze Matteo Renzi, anche a Vittoria la costituzione di un comitato che verrà coordinato dall'assessore comunale Piero Gurrieri. Si chiama Associazione Politica Culturale Big Bang e si fa largo dunque anche in provincia di Ragusa. Ieri presentazione ufficiale a livello provinciale, ne abbiamo parlato oggi ad Eventi Quotidiani con lo stesso Gurrieri. I precari a Comiso, c'è in queste ore l'apertura di uno spiraglio per i 47 ex dipendenti del comune Casmeneo. Per il Tribunale di Ragusa infatti è corretta la procedura di prestabilizzazione che era stata avviata 3 anni fa e si può dunque avviare un ulteriore percorso. Il comune può dunque avviare la stabilizzazione di coloro che avevano a suo tempo maturati i requisiti richiesti e superato le selezioni di dicembre 2010 e dunque si apre così uno nuovo spiraglio. Il Ragusa ha atteso domenica all'Aldo Campo dalla gara di andata e play-out contro il Palazzolo. La società azzurra ha intanto scongelato gli stipendi e pagato una mensilità ai giocatori. Oggi solita partitella a tutto campo. C'è ottimismo intanto nel team azzurro, anche se il Palazzolo venderà cara la pelle. Domenica prossima bisognerà naturalmente ottenere il miglior risultato possibile per andare poi più sicuri a Palazzolo nella gara di ritorno. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.